E intanto purtroppo all'Ilva di Taranto c'è stato un altro incidente sul lavoro, un operaio è morto, un altro è gravemente ferito e questo è il terzo incidente mortale in 5 mesi. Domani ci sarà lutto cittadino. Pier Damiani d'Agata. Stabilimento Ilva di Taranto, ore 4:40 della notte. Ciro Moccia e Antonio Liti cadono da un ponteggio. Moccia muore sul colpo, Liti è in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, i due operai addetti alla manutenzione stavano eseguendo una saldatura. Forse per sbaglio, forse per un ordine ricevuto, calpestano una copertura di lamiera che improvvisamente si stacca e li lascia cadere nel vuoto. Un volo di 7 metri. Ciro Moccia aveva 42 anni, lascia una moglie e due figli. La procura di Taranto apre un fascicolo di inchiesta, l'ennesimo. Il luogo dell'incidente era già sotto sequestro, tra le accuse proprio quella di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Condizioni di sicurezza che, secondo i sindacati, non ci sono ancora. La notte ritorna ad avvolgere Taranto. Le telecamere di Peace Link riprendono emissioni fuggitive di polveri. Dovrebbero essere monitorate ancora prima evitate. E invece continuano a inquinare i cieli della città.